Cominciamo, benvenute, benvenuti. Questo è il settimo incontro romano? Quinto, sesto, diciamo di tra gli incontri. Sì, diciamo l'evento. Della prima edizione del Festival delle Donne, Spazio alle Donne e i Saperi. L'incontro di oggi si chiama Economia e Impresa. Partiamo da queste parole. Economia e impresa. La prima cosa che credo salti agli occhi è che manca una parola, no? Manca la parola finanza. Eppure, guardate, non è un caso. Ma non perché vogliamo stare all'attualità, alla crisi finanziaria, non vogliamo parlare della crisi finanziaria, anche perché ne parleremo nel corso dell'incontro, perché tutti abbiamo letto, penso, insomma, a Finanza e Capitalismo di Luciano Gallino, o ancora più recente La lotta di classe dopo La lotta di classe, ma soprattutto Il contagio di Loretta Napoleoni, un economista bravo, mi piace molto. Ve lo consiglio anche questo libro, Il contagio, perché la crisi economica rivoluzionerà le nostre democrazie. Ma ritornando appunto alle parole economia e impresa, perché noi riteniamo che, anzi soprattutto in questo periodo in cui l'unico termine usato è la crisi finanziaria, è perché vogliamo fare quello che è al centro della politica delle donne, lo stare all'esperienza. Lo stare all'esperienza è, i nostri incontri sono anche incontri scientifici di approfondimento, un paradigma femminile di analisi del reale. Non ci si lasci ingannare dalla parola semplice. Lo stare all'esperienza è un paradigma di analisi del reale. Nel corso dell'incontro approfondiremo anche questo aspetto, a quello che le donne fanno, quello che le donne sono nei luoghi dell'economia. Ma qui, nella teoria della pratica femminista, si pone subito un problema. Che facciamo stasera? Focalizziamo il nostro ragionamento sulla specificità femminile nel mondo dell'economia e dell'impresa, oppure noi oggi, in quanto donne, prendiamo parola su argomenti generali? Ipazia, da questo punto di vista, ha dato già una risposta a questo dilemma, costruendo e mettendo in circolo saperi autorevoli. Guardate, gli argomenti, i temi, gli ambiti non sono mai generali. Continua invece a succedere che il sapere maschile non sa farsi parte, e in economia forse più che in altri ambiti, e continua a pretendere di parlare l'universale. Gli ambiti sono invece abitati da uomini e donne, e noi oggi quello che vogliamo fare con questo incontro è mettere in campo anche su questo lo sguardo femminile sul mondo dell'economia e dell'impresa, e nel contempo indagare il modo di essere delle donne in questo mondo, perché il nostro è un modo parziale che non ha paura di dire la propria parzialità, anzi trasforma questo che è un chiaro posizionamento in un punto di forza, svelando ancora una volta un neutro universale finto, in realtà è maschile, e quindi dando un contributo vero, reale,
alla lettura del presente e dei processi. Che dicono le donne quindi? Lo vedremo stasera. A me tocca dire pochissime parole di introduzione. Non si tratta qui ora di ricostruire qui in questa mia breve introduzione una sorta di bibliografia, pur tenendoci noi a ribadire che il fatto che la produzione scientifica su questi temi è vastissima. Poco si sa, perché anche questo Ipazia l'ha svelato, l'economia fa parte delle materie da maschi, la filosofia fa parte delle materie da femmine. La produzione scientifica di donne sui temi economici è vastissima. È poco conosciuta, ma abbiamo appena detto perché. Intanto invece, in questa brevissima, in due parole, di costruire una mappa di saperi e di pratiche, intanto per una dovuta restituzione all'eccellenza del lavoro femminile anche in questo ambito, ma anche per dire quanto sia complesso posizionarsi, tanta è la sua ricchezza. Per esempio, per stare ai più recenti lavori su questo tema, su questi temi, sicuramente immagina che il lavoro, il sottosopra, che a questo tema ha dedicato la Libreria delle Donne di Milano, tappa di una riflessione decennale che su impulso di Lia Cigalini ha il suo perno teorico sul doppio sì, sul valore che le donne rappresentano per il mondo produttivo e per la vita nel suo complesso. Un tempo si sarebbe detto tempo di vita e tempo di lavoro. A partire anche dal sottosopra, l'anno scorso il Centro Documentazione e Cultura delle Donne di Bari e l'associazione Un Desiderio in Comune, per esempio, hanno organizzato un convegno in una due giorni in cui non solo abbiamo ragionato di questi temi, ma lo abbiamo fatto provando a mettere in pratica il partire da sé. Il primo giorno noi abbiamo costruito quattro focus group a partire dalle emozioni che entrano in campo quando si lavora, e solo il secondo giorno il convegno ha avuto modalità più classiche come questa, con una tavola rotonda. E quindi chiamando in campo esperienze ed approcci diversi. Modalità e approcci diversi. Per esempio le donne che fanno sindacato, ma sul tema dell'economia del lavoro si cimentano anche i nuovi femminismi, quelli della biopolitica per esempio, che lavorano a una ricucitura della separazione tempi di vita e tempi di lavoro, che in questa fase storica il capitale per primo chiede di portare entrambi al mercato, per il mercato. Per dirla in due parole, se noi 20 anni fa ragionavamo sulla separazione fra questi due ambiti, oggi il capitale chiede anche di privatizzare il lavoro di cura, la dico così, approfondiremo, di portare al mercato il tempo di non lavoro. Anche questo approfondiremo. Penso al lavoro di Cristina Morini soprattutto, che infatti appunto era una delle nostre interlocutrici al convegno Mondo Lavoro, la parola alle donne, che abbiamo svolto l'anno scorso, ma penso anche alla problematizzazione di queste separazioni che sono state create e inventate dal maschile, la separazione fra pubblico-privato prima di tutto, al lavoro di Lianella. Chiudo questi 2-3 cenni, come ho detto, fra virgolette, bibliografici, perché per quanto mi riguarda la rivista di Welfare continua ad essermi preziosa, ma anche per esempio la lettura di Vita di Dama di Chiara Grau, che incontreremo il prossimo giovedì, mi ha fatto tornare in mente Casalinghitudine, passando il sale
di Clara Sereni, insomma, che cito fra migliaia di testi possibili per dire appunto la vastità e l'originalità di Saperi Femminili. Chiudo qui per questo, appunto, per dire che le donne non solo sanno dire su argomenti generali fra 2000 virgolette, ma senza perdere il partire da sé, mantenendo la forza della propria parzialità. Ed essere fedeli a se stesse per me significa mettere in campo una pratica politica, non vivere la scissione fra il dire e il fare, una pratica politica diversa in tutti i luoghi e circostanze del nostro agire, del nostro esserci, del nostro sensato esserci. E questa è quindi la prima domanda che io rivolgo a Maria Teresa. La prima domanda è quella di partire da sé, di raccontarsi, di dire loro partire da sé, di dire se loro essere donna nella loro impresa, nel mondo dell'economia e della finanza, ha una sua specificità, offre loro un di più o un di meno, un'opportunità per indagare anche in questo campo pratiche differenti segnate dal genere. Chiudo nominando anch'io una mia pratica differente, e non a caso di relazione. A giugno dell'anno scorso, io e Marina, appunto insieme in relazione, siamo stati a Genova, appunto oggi, quest'anno è stato il decennale del G8 di Genova, che 10 anni fa, di quei tragici avvenimenti, che 10 anni fa furono inaugurate da una 3 giorni di seminari femministi, punto G, appunto. Anche quest'anno, dopo 10 anni, le donne sono ritornate a Genova a discutere del mondo, di globalizzazione, con donne che naturalmente non erano solo italiane, soprattutto dei paesi del Nord Africa, quindi rappresentanti quanto lì sta succedendo. In quell'occasione io e Marida abbiamo conosciuto le operaie Onza, poi manderemo un filmato. Le operaie Onza sono state la sede Onza italiana chiude perché l'azienda vuole delocalizzarsi in Serbia, dove il costo del lavoro è 300 euro al mese. Loro hanno costruito un modo, una pratica diversa di mettere in campo la loro protesta, la loro ribellione. Hanno costruito una performance di teatro di strada che ora è diventato un DVD, si chiama Licenziata. Ed in questo modo fanno un giro per l'Italia a gridare la loro rabbia, facendo cultura, facendo teatro, ma facendo azione sindacale, di protesta, di lotta. Sono nei nuovi media e la grande accoglienza che la loro lotta ha avuto nei social network ha da un lato contribuito a svelare che le performance aziendali celebrate nel loro sito web dall'ONSA, celebrate nel sito web dell'ONSA, questa azienda è in grado di raggiungere solo banalmente tagliando il costo del lavoro, altro che qualità totale. Dall'altro, ottenendo, e sono in campo in questi giorni le trattative, un ripensamento, un inizio di ripensamento dell'azienda. Partiamo oggi quindi da un doppio interrogativo, Mariella, Teresa. Il vostro essere donna c'entra con la possibilità di fare impresa in un altro modo? Il lavoro, se segnato dal femminile, può proprio per questo ricostruire il proprio senso e il proprio potenziale di libertà? Domanda non mi tieni da dubbio. Allora, buonasera a tutte, a tutti. Io appunto mi è stato chiesto di cominciare a raccontarmi, sono molto in imbarazzo, vi dico la verità, perché non vedo l'interesse che possa creare il racconto di me stessa, però iniziamo, vediamo
se qualcosa porta a qualcosa di interessante. Io sono a 23 anni, mi sono laureata in geologia e ho iniziato dopo, ma ho fatto tutto il percorso che ormai fanno tutti i ragazzi, allora ragazza, ho fatto un master, ho fatto un dottorato di ricerca e dopodiché, dopo queste esperienze, ho deciso di, appunto, di intraprendere, ecco, sono un'imprenditrice, cioè di iniziare un'attività in proprio, di lanciare un'attività che in quel momento era fra l'altro molto pionieristica, perché abbiamo creato insieme ad altri tre soci uomini un'azienda, la Planetech Italia, che oggi si occupa e anche allora si occupava di monitoraggio da satellite del territorio e sistemi informativi per la gestione del territorio. Quindi un'attività molto pionieristica sicuramente in quel momento. A 25 anni praticamente ho iniziato questa intrapresa, l'azienda è nata infatti 18 anni fa, io ho 43 anni, e oggi è un'azienda avviata, abbiamo 50 dipendenti circa, insomma è sicuramente una realtà del settore, lavoriamo in ambito nazionale e internazionale. Cosa la mia specificità femminile dell'impresa? Non lo so, non so dare una risposta, non so se il mio essere donna ha determinato qualcosa. Sicuramente io non sono sola, questa azienda l'abbiamo creata, come vi dicevo, in quattro persone, io e altri tre uomini, sono l'unica donna, ho però tre soci molto particolari, molto speciali anche, quindi sicuramente che hanno contribuito fortemente a quello che oggi è l'azienda, che io ritengo, è una mia valutazione naturalmente, un'azienda sostenibile, un'azienda che ha cura delle persone, un'azienda che mette le persone al primo posto, più che il profitto, più che altro. Quindi una cosa probabilmente diversa da quella che vedremo fra poco della situazione di OMS. Io ho anche due figli, ho fra l'altro due gemelli, non è stata una cosa facilissima inizialmente, e sicuramente la conciliazione, conciliare la vita personale e la vita professionale è uno degli elementi chiave. Cosa ho portato io in questa, nella mia esperienza nell'azienda? La nostra azienda, ad esempio, ha oggi 5 donne in part-time che hanno scelto di fare questa scelta per seguire meglio e conciliare meglio la propria vita personale. E fra l'altro non sono entrate come part-time, ci tengo a dirlo perché è, credo, abbastanza diverso, sono entrate come professioniste, laureate, con contratti a tempo pieno, e poi quando hanno avuto l'esigenza hanno richiesto il part-time, e sicuramente, questo devo dire, la mia decisione ha inciso molto, cioè la capacità di comprendere queste scelte ha inciso molto in una situazione invece dove in un ambito professionale, aziendale, in cui magari queste scelte non sono facilmente comprese. Faccio questo esempio proprio come piccolo esempio, abbiamo attivato ad esempio alcune persone da noi lavorano in telelavoro, sempre per poter conciliare la vita personale. Io ho inciso in questo come donna? Non lo so, sicuramente ho dato, come dire, un contributo, però ho anche, come dicevo prima, sono stata anche circondata da persone che hanno compreso insieme a me che bisogna ripensare anche il lavoro, probabilmente ripensare in maniera diversa. Poi magari approfondiamo anche dopo, avremo occasione di riparlarne. A me non piace
il termine che oggi si usa di crisi finanziaria, io non condivido, non è una crisi finanziaria, questa è una crisi di sistema completamente. Se noi non usciamo da questa logica che è una crisi finanziaria e quindi è una cosa temporanea che passa, avrà una sua soluzione come ce ne sono state tante, non riusciremo mai, questa è la mia opinione naturalmente, non riusciremo mai a ripensare completamente il nostro sistema economico. Io credo che sia arrivato il momento di ripensarlo integralmente. Questo sistema non è sostenibile per le persone, oltre a non essere sostenibile dal punto di vista economico-finanziario, e quindi veramente credo che questo potrebbe essere la nostra sfida. Ora non voglio anticipare magari cose che discuteremo dopo, ma abbiamo in mano in qualche modo la capacità e il potere di ripensare questo sistema, e in questo forse le donne possono avere un qualcosa in più, semplicemente perché credo che siamo più abituate, più attente a quelli che sono i bisogni delle persone, più che i bisogni, come dire, di altro tipo. Lascio, non so se grazie. C'è qualcos'altro? Io devo preliminarmente ringraziare il Centro di Documentazione delle Donne, Giusi, per questo invito che sicuramente mi dà un modo prima di tutto di esprimere in maniera con forza il concetto al quale faceva riferimento Giusi all'inizio. La cosa che mi ha sempre colpito nella pratica delle donne, io sono, chi mi conosce lo sa bene, ci scherziamo anche sopra quando parliamo con gli altri, sono una femminista mio malgrado, nel senso che mi sono accorta cammin facendo che forse la pensavo come le femministe. In un altro incontro che era proprio con Lea Melandri, che in questa sala qualche tempo fa ho avuto modo di dire, io insomma, sono stata cresciuta da una mamma liberata che mi ha fatto crescere libera, mi ha fatto crescere me e mia sorella libera, però tutto sommato sempre un po' con questa libertà vigilata, quindi piano piano quello che sta in qualche maniera sono cresciuta anche inconsapevolmente con questa idea del fatto che comunque le donne potessero dire qualcosa, cioè vivo in qualche maniera, se vogliamo, anche un po' di rendita, e sono molto grata. Penso di fare parte di quella generazione di donne che danno per scontato che alcuni diritti siano stati acquisiti, che danno per scontato il fatto che la parità ce la siamo guadagnata. Dopodiché, quando ho cominciato a lavorare, che mi sono resa conto che quella libertà e quella parità che ci siamo conquistate va negoziata tutti i giorni. E nella pratica delle donne, dello stare insieme e di mettere al centro le esperienze, io trovo l'aspetto più qualificante. Io oggi qua sono chiamata a dialogare con Mariella, Giusi e Marita. Penso che avremmo potuto fare tranquillamente invertendo le carte e i ruoli su questo tavolo, avremmo apportato esattamente gli stessi contenuti, lo stesso valore a questa nostra discussione di stasera. Sono una femminista a mio malgrado, sono, diciamo, tra virgolette un economista, perché neanche lo sono a mio malgrado. Io vengo da ho fatto studi giuridici, non studi economici. Mi sono appassionata di economia partendo da una specificità particolare, che era quella dell'impresa no profit. Io ho iniziato a lavorare nell'ambito della gestione dei servizi alla persona per una fondazione no profit di Bari. E
ad un certo punto, io non so se qua vale lo stereotipo delle donne che hanno capacità di intuito, non lo so, che vedono oltre. A un certo punto mi è sembrato molto chiaro che era inutile continuare a girarsi attorno, cioè che le questioni fossero quelle di mettere al centro il ruolo che l'economia o una nuova economia può avere nei processi di sviluppo della persona e della società, cioè come, in qualche modo, di che tipo di economia abbiamo bisogno per vivere bene. E di lì è partita la mia curiosità rispetto ai temi economici, ma soprattutto rispetto alla critica del sistema attuale. Io mi occupo di finanza etica, sono la responsabile dell'area culturale di Banca Etica per il Sud Italia e mi occupo di finanza etica da quasi 20 anni. Oggi io sento parlare di finanza nel senso etico da soggetti che mai mi sarei aspettata 20 anni fa di vedere dalla mia stessa parte del tavolo, e sento attualizzare dei temi, e mi fa piacere tra l'altro, attualizzare dei temi che prima eravamo in pochi ad affrontare ed eravamo normalmente visti come idealisti, sognatori, utopisti, anche un po' sgangherati. Adesso che questa crisi, ma io sono d'accordo con Mariella, adesso che questo sistema è un sistema che è andato in crisi, al tavolo della discussione ci siamo seduti in tanti. Noi siamo chiamati con una diversa credibilità a parlare di questi temi. Mi piacerebbe anche che quelli che si sono seduti adesso a questo tavolo inizino a parlarne con la consapevolezza che probabilmente è arrivato il momento di cambiare le regole e che a riscrivere le regole di questo sistema non siano più gli stessi soggetti che hanno contribuito a costruire questo danno. Perché noi stiamo parlando, e chiudo perché poi, di crisi finanziaria dal 2008 più o meno in maniera così tragica. Dal 2008 ad oggi nulla è cambiato rispetto alle strategie mondiali di gestione della crisi, anzi, quelli che ci hanno di fatto portato a questa situazione sono gli stessi che stanno continuando a guadagnare 10, 15, 20 volte sui mercati finanziari, aiutati anche dai governi. Quanto ha giocato il mio ruolo, il mio essere donna nel mio lavoro? Io devo dire che ahimè sono proprio il prototipo di quella donna che normalmente viene additata come quella, cioè tanto io non sono sposata, non ho figli, mi sono dedicata anima e cuore al mio lavoro perché ci credevo fortemente, perché porto avanti con passione questa scommessa. E quindi potrei tranquillamente prestare il fianco alle critiche normali rispetto a questo, e credo anche che ci sarebbe, nell'ottica della biopolitica a cui facevi riferimento, giusto, si potrebbe anche molto discutere quanto poi le donne che lavorano in determinati ambiti, che diciamo provengono dal sistema del welfare, e soprattutto quelle che sono impegnate nel privato sociale, ne vedo qualcuno in sala, quanto poi effettivamente entra come parte costitutiva del nostro lavoro il nostro essere, i nostri valori, quello in cui crediamo, tutto, per quello che mi riguarda tutto, senza che per questo io senta di privarmi di qualche cosa. E credo che il fatto che siano tante le donne che hanno preso parola su questi temi, ma sono molte di più le donne che hanno preso parola su questi temi, che fanno riferimento all'area ampia che si chiama dell'economia civile, dell'economia sociale, della finanza etica, vuol dire qualche cosa. Vuol dire che in qualche maniera il tema di rimettere al centro l'uomo, i valori e il ben vivere è un tema che sta
sta fortemente a cuore alle donne. Io non do diciamo una accezione valutativa a questo, cioè non dico se è meglio o se è peggio. Io dico però che quando il tema del rimettere al centro la persona, i valori, l'ambiente, il saper vivere, la comunità, il bene comune, beh, quando parliamo di questo ci sono le donne. Ci sono le donne anche con la capacità creativa di rispondere, così come hanno fatto gli operai della USA. Cioè trovare modalità innovative e diverse per provare a tessere relazioni e a comunicare. In questo trovo una specificità. Dire che cosa è meglio e che cosa è peggio, in questo momento non credo che questa cosa si possa fare. Sono sicura di aver incontrato e di incontrare tutti i giorni, e questo poi forse ne parleremo dopo, perché non c'è troppa differenza tra il profit e il no profit. Incontro tantissime donne che si rimboccano le maniche e che tutti i giorni fanno economia, cioè hanno un ruolo sostanziale nella gestione della vita economica, nel profit e nel no profit. Nel profit e nel no profit mediamente le donne ricoprono ruoli che non sono ruoli di gestione, che non sono ruoli di potere, e anche su questo mi piacerebbe capire perché, cioè se è una questione che attiene soltanto alla disparità di accesso a queste cariche, o se attiene anche a una determinata organizzazione del lavoro, una determinata organizzazione dell'impresa, una determinata organizzazione del sistema. Io credo che sia la seconda o tutte e due, però insomma ne parleremo. Grazie. Grazie a te. Per quello che avete detto io manderei S-Bank. Che dite, Teresa Mariella? E poi in un altro momento OMSA? Sì. Così proseguiamo anche nel invertiamo. Vostro ragionamento. Poi vuoi invertiamo, tanto siamo là. Bravo, scherzo. No, ci dite voi quanti ce ne sono ancora, così poi accendiamo. Altri due. Bello questo video, perché mi pare che ci dica molto bene in che bolla siamo e quanto siamo oggetto tutti quanti di una grande finzione, quella di una grande manipolazione soprattutto. È interessante quando la ragazza ad un certo punto dice: beh, io sono contenta, sono felice che non fosse una vera banca, e invece banche sono queste, cioè siamo completamente dentro questo meccanismo. E però io credo che questo video sia interessante perché ci può aiutare ad aprire un ragionamento su di noi. Nel senso che oggi è molto più chiaro, anche perché devo dire che i social network in questo ci aiutano molto a disvelare una serie di cose e ad avere una serie di informazioni a cui difficilmente potremmo accedere. Allora siamo oggi più consapevolezza di quello che c'è dall'altra parte e appunto dentro quale inganno siamo. Ma quello che manca e che invece non riusciamo a su cui ancora credo siamo tutti deboli è il che fare e che cosa può fare il 99%, quel famoso 99% di cui anche i movimenti di questi ultimi mesi in giro per il mondo su cui questi movimenti stanno concentrando l'attenzione. Noi siamo il 99%.
Allora, questo 99% in quale maniera può intervenire? Io credo che diciamo, questa domanda e questa questione in maniera specifica per Teresa che sta dentro questo ambito, ma credo anche per l'esperienza di Mariella, perché appunto lei ci ha raccontato uno spicchio, forse ci può dire altre cose che nella sua esperienza lavorativa loro, come dire, mettono in campo ogni giorno rispetto per esempio alle questioni ecologiche, all'ecocompatibilità, cioè tutta una serie di scelte che comunque prefigurano una diversa maniera di organizzarsi e anche di organizzare il lavoro. Allora su questo credo che forse possiamo dirci delle cose e aprire una riflessione e come dire anche poi con gli altri. Dice io. Come vuoi? Ah no, c'è un'altra cosa che invece voglio dire a Teresa, perché io lavoro in banca, in una di queste banche. E quindi vivo dall'interno anche tutto il tema della, che riguarda la, da un lato la responsabilità e dall'altra anche la, come dire, la questione che riguarda la presenza delle donne, no? Cioè nel senso che ci sono dei settori che sono dei settori come dire, a prevalenza maschile e che sono generalmente poi, guardo un po' sempre quelli di prestigiosi e tra questi c'è appunto quello della finanza e quello che vedo io è che le poche donne che si affermano in questi settori, cioè il settore della finanza, per esempio sono molto assimilate a un modello maschile, assolutamente assimilate a un modello maschile e possono resistere, come dire, possono competere lì solo a queste condizioni, solo a queste condizioni e sono pochissime. Voglio capire però, da questo punto di vista, l'esperienza di una banca come Banca Etica è diversa? Cioè, voglio dire, possiamo misurare anche su questo una differenza tra questi due modelli di finanza? Fagli accendere. Fatto dalla prima che mi vedo. Allora, nella scaletta ideale che ci avevamo fatti stasera, questo contributo io doveva chiudere. E invece è bello che siamo partiti di qua perché forse va in tendenza coerente con quello che ci siamo detti sul partire dalle pratiche e da metterci, se vogliamo, in discussione. E io trovo assolutamente geniale l'idea che sta sotto questo video di una organizzazione non governativa belga, appunto. Perché disvela con semplicità, anche con umorismo se vogliamo, ma con una crudezza non indifferente com'è la situazione. E soprattutto con altrettanta trasparenza e crudezza ci mette al centro della riflessione, cioè immediatamente punta i riflettori su quello che noi, che i risparmiatori in questo caso, ma questo ragionamento guardate lo possiamo fare in maniera omologa per quello che riguarda i consumatori, per quello che riguarda gli acquisti, per quello che riguarda le scelte di consumo, per quello che riguarda le scelte dei viaggi, tutto quello che, cioè, tutto quello che attiene al nostro rapporto quotidiano con l'utilizzo dei nostri soldi, sostanzialmente. E dicevo, ci mette subito nelle condizioni di scegliere in qualche maniera da che parte stare.
anche mettendo, sottolineando quelle che sono delle inconsapevoli incoerenze della nostra vita. Allora, 30 anni fa il PIL del mondo era praticamente identico più o meno alle attività finanziarie. Nel 2007 le attività finanziarie erano 4 volte di più del PIL. Questo vuol dire che un euro di lavoro o un euro impegnato in attività commerciali corrispondevano esattamente a 4 euro di debiti, crediti, scommesse finanziarie. Quindi un euro di lavoro prodotto da fatica a fronte di 4 euro derivante dalla intermediazione finanziaria che prevalentemente è scommessa, cioè non c'è bisogno di essere... Questo che cosa significa? Se facciamo una riflessione, che se quello che conta è massimizzare il profitto e quindi moltiplicare i tanti soldi dei pochi, il lavoro scompare. Quello che abbiamo pensato, che ci hanno insegnato, che il nostro sistema economico è basato sul rapporto fra il lavoratore e l'imprenditore, è una fesseria. Nel momento in cui il lavoro è un costo, e per abbassare il costo, io devo, e quindi per massimizzare il profitto, devo esternalizzare il lavoro e devo andare a produrre in settori, in paesi in cui non c'è tutela dei lavoratori, il lavoro costa di meno, in cui gli aiuti di Stato permettono l'attirare del capitale, in stati in cui il PIL è 1000 volte più basso del bilancio di una multinazionale, per intenderci. Che fine fa il lavoro? Che fine fa la persona? Che fine fa l'uomo in tutto questo? Scompare, è un problema. È tutto qua. Questo significa che rispetto a questo sistema, da un lato c'è la finanza virtuale, ci sono soldi di altri che noi non vedremo mai e che nessuno ha, dall'altro c'è la vita, dall'altro ci sono le persone con i loro bisogni di stabilità, di crescita, di benessere e via discorrendo. Ora, se a questo aggiungiamo che accanto a un mercato, che è quello della situazione che più o meno vi ho descritto, trasparente, cioè queste cose si sanno, ci sono dati, esiste un mercato ombra dove continuano a girare derivati, prodotti finanziari di questo tipo, che più o meno si dice essere 12,6 volte maggiore del PIL mondiale, fatevi un po' un'idea. Dagli anni 80 a oggi il 10% della popolazione vive a discapito del 90% della popolazione. Questo è il rapporto. Ora però, qual è la grande questione? Che non, i comportamenti di ciascuno di noi non sono neutrali, non sono neutri. E spesso noi, anzi sempre, noi in questo momento siamo vittime di questo sistema. Siamo in quel 90% prevalentemente, anche se ci sia qualcuno in sala che si diverte con le scommesse, però siamo vittime della crisi finanziaria. Sulla nostra pelle pagheremo e stiamo pagando le conseguenze di questa crisi finanziaria. Però in qualche maniera, oltre a essere vittime, siamo anche complici, inconsapevoli di questa questione. Avevo pesca. E quindi forse dobbiamo ricominciare a pensare come fare, cioè dobbiamo iniziare a pensare che in fondo noi siamo come consumatori l'anello debole ma anche l'anello strategico di questo sistema. Nel momento, e
Che cosa possiamo fare? Valeria diceva che cosa possiamo fare. Allora, sicuramente possiamo iniziare a informarci, a capire un po' di più e a organizzarci un po' di più in questo senso. Possiamo sicuramente dare forza a quei soggetti economici che ci sono e che provano a dare una risposta in questo senso. Possiamo iniziare a capire quella cosa che dicevo che noi tutti i giorni votiamo con il nostro portafoglio, cioè tutti i giorni noi diciamo da che parte siamo se consumiamo in una determinata maniera. Ora è chiaro che questa mia riflessione parte dall'accettazione del sistema capitalistico, evidentemente, quindi su questo con Giussi ci cazziamo. La risposta della quella che viene chiamata l'economia civile è una risposta che parte dal fatto che accettiamo il sistema di mercato. Quello che noi chiediamo è però che all'interno di questo sistema di mercato riprenda ad avere valore quello che conta: l'uomo con la sua aspettativa di vivere bene, l'ambiente con l'idea che forse lo dobbiamo preservare anche per un altro po' di tempo, e quindi con la necessità, e qui secondo me sta il punto anche legato al dovere, io lo vedo per me come un dovere di riprenderci un po' un ruolo di protagonisti, al fatto che la politica deve riprendere il ruolo che ha sempre avuto. In questo momento la politica non esiste, è completamente appannaggio di coloro i quali muovono le leve dei sistemi finanziari forti. E quando dico politica, dico sistema di regole, dico che dobbiamo entrare, e questa cosa la si può fare soltanto attraverso un sistema organizzato, qui arrivano dei messaggi molto chiari, dobbiamo entrare a dire la nostra rispetto a che tipo di modello di mondo vogliamo. Allora, se sta succedendo quello che vi dicevo prima, che le regole le stanno riscrivendo a modo loro gli stessi che ci hanno portato a questo sfacelo. Allora, provare a dire che le regole vanno riscritte e vanno riscritte rimettendo nei giusti ruoli i soggetti di questo sistema, secondo me è una cosa. Provare a dire perché cavolo, per esempio, non è possibile adottare una tassa sulle transazioni finanziarie in maniera tale che con quella tassa si vada a pagare il sistema di welfare, per esempio, si vada a ricollocare le entrate da profitto su azioni che servono alla comunità, che servono allo sviluppo. Per quale motivo, se io scommetto con soldi che neanche ne ho in molti casi, pago una tassa del 12%, e se io invece lavoro come minimo, se mi va bene, pago il 27%? Perché i redditi da lavoro? Non perché non possiamo toccare i redditi dalla speculazione finanziaria. Perché non li possiamo toccare e non li possiamo ridistribuire? Perché per esempio le banche non riprendono a svolgere la funzione che hanno sempre avuto, che è quella di distribuzione della ricchezza? E quindi se io sono un risparmiatore, metto i miei soldi in banca, con quello che in qualche maniera, quello che risparmio, che non mi serve per la mia vita quotidiana, la banca lo utilizza per finanziare le imprese e le famiglie, per produrre ricchezza. Questo è il lavoro della banca. Le banche le hanno inventate i francescani, voglio dire, prima che lo IOR diventasse il secondo finanziatore della Beretta, per intenderci. Che non è quella di salute, ma è quella delle morte. Quindi, voglio dire, questo
diciamo, perché non recentriamo tutto e ricominciamo da capo a pensare questo? Siamo noi quelli che portano i soldi in banca. Perché con le nostre scelte non decidiamo di portare da una parte piuttosto che dall'altra? Perché non compriamo biologico? Perché non facciamo i viaggi di turismo responsabile? Perché non compriamo ecosolidale? Perché non chiediamo e non aiutiamo le imprese responsabili? In realtà quelle sono leve di profitto per le imprese in questo momento. Non è un caso che anche in questa situazione di crisi le imprese che hanno resistito meglio sono quelle che hanno dimostrato di avere un approccio più responsabile. Ma perché? Perché sono le imprese che instaurano un'altra relazione con i dipendenti, instaurano un'altra relazione con i fornitori, instaurano un'altra relazione con la comunità nella quale insistono. Chiediamocelo perché, velocissimo, rispondo a Marta sulla questione delle banche e delle donne. Allora, non è proprio diversa la percentuale delle donne che lavorano nelle banche alternative e che hanno ruoli di, diciamo, potere. Quello che però è molto diverso è che il tema è l'ordine del giorno. Cioè, nel senso che non solo le donne che in qualche maniera hanno questi ruoli si fanno portatrici di una cultura a cascata su questo, ma anche l'organizzazione dell'istituzione finanziaria prevede, io ti dico, faccio un esempio, in banca etica in questo momento si sta ragionando nell'ottica di non solo garantire rispetto alle candidature delle donne nei consigli la parità del 50-50, ma anche per quello che attiene anche il fatto che siano composti da 50-50. Per quello che riguarda il lavoro, esistono dei percorsi di crescita interni che in qualche maniera sono finalizzati a far sì che le donne che attualmente non ricoprono quei ruoli siano nelle condizioni di poter arrivarci. Cioè, sì, i dati sono gli stessi, stiamo provando a capire perché anche in una banca alternativa succede questa cosa, se è l'unica differenza. Io voglio fare un commento sul video che io avevo già visto e che mi aveva veramente impressionato, a parte la genialità, diciamo, di pensare a questa finta banca, che insomma è spettacolare. Però mi aveva quasi fatto rabbrividire, non so se voi avete fatto la stessa impressione, la reazione delle persone. Cioè, una buona parte, probabilmente questa è una selezione, però una buona parte delle persone hanno accettato, erano quasi invogliate. E mi sono chiesta cosa sarebbe successo se l'avessero proposto a me. Allora, il discorso è questo, credo che questo ci faccia aprire gli occhi su quello che già anticipava anche lei. Su quanto nessuno di noi si può tirar fuori, cioè nessuno di noi è, come dire, immune, la colpa è di quell'1%, no, in realtà siamo tutti complici. E questa mancata consapevolezza, o addirittura peggio, questa anche consapevolezza e accettazione, è uno degli elementi chiave, secondo me, alla base anche di questa crisi sistemica. Questo è vero in tante altre circostanze. Voglio dire, io ho degli amici che fanno gli imprenditori agricoli e che, cioè, diciamo, piazzano i loro prodotti ai ipermercati, vendono i loro prodotti ai ipermercati, e mi raccontano che in realtà sono strozzati da questi ipermercati. Eppure tutti noi, ma questa cosa si sa, è nota, viene denunciata da diverse parti, diversi media, eppure noi come consumatori
Poi cerchiamo il prezzo più basso, la convenienza, diciamo non facciamo nessun tipo di consumo critico e nessuna valutazione su che cosa c'è dietro quel prodotto, dietro quella vendita del prodotto. Questo verrà fuori anche per Onza, avrà che parleremo di Onza. Che ruolo possiamo avere noi se quando compriamo non ci poniamo il problema di cosa c'è dietro? Ora vi parlo, quando poi si dice che il pesce puzza dalla testa, la mia azienda lavora per lo più con la pubblica amministrazione, per il 90% lavoriamo con la pubblica amministrazione. Ma la pubblica amministrazione, che dovrebbe, come dire, dare delle direttive, quando, che modo ha di giudicare se la mia azienda lavora e, diciamo, opera in maniera responsabile, se non ha dipendenti a nero, se non sottopaga le persone, se non inquina, se non eccetera eccetera, quali sono gli strumenti che ha per valutare questo e confrontare la mia azienda con un'altra azienda che invece non opera in maniera responsabile? Nessuna. Io sono valutata, faccio un bando di gara sul prezzo, sulla qualità di quello che produco, ma essenzialmente sul prezzo. E guardate, ci sono delle distorsioni allucinanti che voi non avete, cioè, o meglio, forse qualcuno di voi ne ha anche idea. Ultimamente sono venuti fuori bandi di gara fatti dalla pubblica amministrazione che richiedevano personale delle aziende distaccate presso di loro con un costo che era inferiore, e ve lo posso assicurare, al costo medio di un dipendente, un costo per l'azienda. Quindi se tu, pubblica amministrazione, richiedi alle aziende, e questo come base, su cui poi dovremmo fare uno sconto, se tu chiedi alle aziende di fornirmi persone, stiamo parlando di figure professionali, informatici, forse qualcuno conosce questi meccanismi, chiede di avere presso di me degli informatici dipendenti dell'azienda, ma sono disponibili a pagarli con un costo più basso di quello che l'azienda dovrebbe pagare per norma, se segue i contratti di lavoro, eccetera, eccetera. Ma dove siamo arrivati? Dove siamo arrivati? Eppure vi assicuro che rispondono, aziende rispondono a questi bandi di gara. Allora, se, come dicevo, il pesce puzza dalla testa, se chi dovrebbe dare delle linee guida non ha modo di fare questo acquisto critico, consapevole, figuriamoci a cascata tutti gli altri, però voglio dire, noi abbiamo una responsabilità, ognuno di noi, giustamente, ognuno di noi ha il suo portafoglio in mano e gli acquisti che può fare devono essere fatti in maniera consapevole. Ci dobbiamo, e questa è nostra responsabilità, informarci, renderci conto. Io sono rimasta così, devo dire, scioccata da questo video, che veramente il giorno dopo ho detto io devo togliere i miei soldi da quelle banche e portarli a Banca Etica, ora faccio uno spot. Ma è così, e lo dobbiamo fare, perché poi chiudiamo gli occhi davanti a molte cose, perché in realtà poi alla fine in qualche modo conviene a tutti, perché siamo nel sistema. Questi giorni, non so se qualcuno è capitato di ascoltarlo, è stato qui a Bari Latouche, Sergio Latouche. Io ho avuto la fortuna di incontrarlo, diciamo, in separata sede, in una piccola riunione molto, con poche persone. E Latouche è, diciamo, uno dei più grandi teorici della decrescita. E la domanda che gli abbiamo fatto, eravamo un gruppo di imprese che fanno capo a un consorzio, la mia azienda è socio di un consorzio che si chiama Costellazione Puglia, che è un consorzio di circa 70 imprese pugliesi che cerca di ragionare, che si definiscono imprese diverse, cioè cerchiamo di ragionare su questi temi, sui temi appunto della responsabilità sociale, della sostenibilità, che poi è il canale con cui anche ho conosciuto Banca Etica.
La prima domanda che gli abbiamo fatto è, ok, noi condividiamo, vuol dire, con te che è un percorso a cui dobbiamo arrivare, ma cosa dobbiamo fare? Da dove partiamo? Perché poi una cosa è la teoria, una cosa è la pratica. E quindi qua, su cui, questo credo è il tema su cui ci dobbiamo interrogare, da dove partiamo? Penso, la mia opinione, questo è quello che stiamo cercando di fare nella nostra azienda, è di cominciare dalle piccole cose. Ognuno in realtà nel suo piccolo può fare qualche piccola azione, però è chiaro che non basta, anche perché non puoi essere uno fuori completamente dal sistema. Per cambiarlo bisogna cambiarlo da dentro, ma bisogna lavorarci e ci vuole una relazione, bisogna mettersi insieme e cooperare. Però partendo dalle piccole cose, probabilmente questo è un, può essere un mezzo. Devo dire che non ci ha risposto la Tuscia, perché ovviamente non ha una soluzione. Dobbiamo fare attenzione che questo fenomeno, questa teoria della decrescita non ci venga imposta, ma sia consapevole ancora una volta, perché questo è il rischio. Che oggi parliamo, lui lo diceva, c'è grande attenzione oggi, ne parla da diversi anni, ma c'è grande attenzione forse perché ormai ci stiamo sbattendo dentro, diciamo, con la testa. Non è anche qua una scelta consapevole, è quasi diventato un obbligo, ma non è questa, diciamo, la strada. Mi avevi fatto un'altra domanda che non ricordo. Dobbiamo discutere su cosa possiamo fare. E cosa possiamo fare. Forse ne discutiamo dopo l'altro video. Sì, no, so, oppure no, se, ci sono, se ci sono anche domande. Sì, no, infatti. Sì. Se c'è qualcuno che... Rompeteci quando volete. C'è già una domanda. C'è una serie di domande che io e Marita ci siamo preparate e poi apriamo al pubblico. Donne e uomini che ne avessero desiderio. Ma vieni, Maria, anch'io ho da fare 2000, ma insomma la costruiamo insieme. No, io. Allora, mi presento, sono Maria Caratrice. Maria, vieni qua che ti allungo così non stai sopra. Meno il filtro, scusa, non c'è un altro questo. Vabbè, sono da anni, insomma, c'è una situazione culturale delle donne. No, solo per farti stare più comodo. Non crea battesi. Ho delle riflessioni, ho delle domande che però non sono, sono domande che pongo a me stessa, pongo sollecitata anche da una serie di interventi che avevate fatto. Ho visto anch'io, ho sentito anch'io i secolari, la Tuscia. E paradossalmente, non credo che sia un paradosso però, sento il suo pensiero molto femminile, per alcuni versi. E in questo mi incuriosisce. Io sto in questa sociale non profit da molti anni, siamo state pioniere, una delle prime cooperative sociali al femminile, completamente al femminile, che così abbiamo, quando ci fu, chi si ricorda, la lotta alle istituzioni locali, la manicomio di Biscelle, in questo caso, proprio abbiamo preso 8 donne da Biscelle e abbiamo aperto la prima casa alloggio femminile per pazienti psichiatrici di Biscelle. Eravamo 13 donne e pazienti donne. Mi sono illusa di stare in questo contesto del non profit, mi sono illusa perché sono delle domande risposte ma non chiuse. E questo è un po', diciamo, e dove sto io oggi? Non ho risposte. E forse è meglio. Il non profit, io
adesso mi sono data una risposta, è una tendenza, è una retorica di sinistra. Questo lo dico sulla mia pelle perché ci sono passato, ho 27 anni di questo lavoro, no profit in una riga, la riga del cooperativo. È lo sfruttamento legalizzato a sinistra, con retorica di sinistra, delle risorse umane femminili e del lavoro di cura femminile, che non assume mai un simbolico, neanche il potere, non arriviamo mai da nessuna parte. Per cui, ancora una volta, sono citata dall'altro seminario, no? Siamo chiamate a ricoprire e a colmare quei vuoti, che la presa, no? Che il lavoro di cura è sociale. Poi però c'è uno scatto, non arriviamo mai a fare di questo da nulla. Io non te mi sto a raccontare perché sono molto critica all'interno anche della rete delle cooperative, potete immaginare, insomma, chi mi conosce sa anche le battaglie, e in primis mi dico anche molta solitudine, lo devo dire. Molta solitudine perché è talmente forte, se non crei relazioni significative, è talmente forte che comunque ti schiaccia, ti lega. E qui io mi dico, ancora una volta, non tutto il pensiero della differenza, no? Mi dice e mi ha detto, ecco, io ho ancora delle domande, cioè, se io oggi, pur avendo compreso il piano del simbolico, il lavoro di cura, la relazione, i due si fa, beh, c'è uno scatto, perché non è bastevole, perché non riesco a fare, non riusciamo poi a fare di questo valore simbolico, che se io me ne vado, cioè se io vado via, se io non ci sono, se la relazione tra me e te non c'è, questo possa, no, finisce come te. E quindi io sto diciamo con questa mia ricerca ancora, che cosa c'è? Qual è lo scatto? Dov'è che non, no, noi non siamo riusciti a darci delle risposte? C'è qualcosa che manca nella pratica, perché altrimenti lo risalvo anche lì. L'altro è il discorso del mercato, l'altro mercato, però anche la parola altro mercato, ci mette accanto, ci mette dentro. Io abbiamo provato anche il discorso del biologico, ma guarda, è talmente, io non voglio uscire a spaventarci, però la logica del mercato è proprio quella, qualunque cosa tu metti in campo nel mercato viene riassorbita dal mercato, e questa è la trappola. Allora anche il biologico, beh, ma diciamocela fatale, parto da me, perché se non partiamo dalle nostre esperienze in carne e ossa, allora, monoreddito, divorziata, con due figli, non posso fare il part-time, quindi qui lo scatto. Io di noi, perché siamo queste, non posso io accedere al part-time e non ci sono soldi per permettermi anche in casa qualcuno che mi aiuti nei lavori domestici. Quindi il part-time non è bastevole. La mia domanda, io rispondo e dico, bene, ma perché non abbiamo mai fatto le battaglie affinché il lavoro di cura venga assunto simbolicamente nella, no? Legislativamente, no? Questa è la mia domanda. Ma perché io devo lavorare a casa, fuori casa, part time? Il lavoro di cura non si è preso nessuno, guardate, quello rimane ancora a noi. E se lo dedichiamo ad altre donne. Sono rarissimi. Allora questi sono scarti. Qui abbiamo bisogno veramente di risposte, no? C'è qualcosa che non va. Su questo sono le mie. L'altro mercato è biologico, ma anche lì c'è stato, ora c'è stato tutto, avete visto, tutta una serie di speculazioni sul biologico. Sì, se non fare, è così. No, lo so. Lo sai bene, io sono la prima che contro quelle speculazioni, no, cioè, ma questo mi dimostra, come avete detto un po', quando rimaniamo all'interno delle stesse logiche, tutto viene, se scendiamo dentro e non all'altro. Allora la mia domanda è, ma probabilmente c'è una pratica, non ci dobbiamo mettere in contrapposizione, non funziona più la contrapposizione, c'è l'altro, mettersi accanto, inventare altro. L'altro 5 questo mi solleticava, quando lui parla non di consumo,
decrescita da che cosa? Dal desiderio del consumo. Ma esattamente quello. E qui sono detto, ma perché non cominciamo anche a interloquire? Perché ho intrecciato tutti questi anni anche il mio lavoro, devo dire, ha delle grandi sensibilità maschili su questo. Sto intrecciando anche giovani su questo. Questo è un luogo privilegiato, ce lo dobbiamo dire. È un luogo privilegiato, non tutti possono venire qui, non tutti, è reale, e non tutte. Questo è un limite. Come possiamo fare per superare questo limite? Perché tutto si deve svolgere in centro? Guardiamo un po' anche il discorso del contesto. Perché non abbiamo mai delle periferie? Guardate, sono state degli slogan che nella retorica di sinistra anche in questo governo regionale. Non sono polemica, cioè sono interrogativi che rivolgo a me stessa, ovviamente non sono in termini polemici, sono in termini interrogativi della pratica, perché io di lì che parto, sempre parto di là. Interroghiamo la pratica che è fatta di noi in carne ed ossa. E forse da lì possiamo partire per trovare delle risposte veramente in questo, a me piace molto il titolo che abbiamo dato noi siete dati a questa festa, grande festa dei saperi, il pazzo, perché mette insieme tutto quello che invece col darwinismo in cui hanno separato. Allora cominciamo anche noi a non separare con la pratica, insomma. Questo sono molto grata. Io voglio ringraziare in particolar modo Maria, perché col suo intervento si è spento? No. Col suo intervento ci consente appunto sì, di si è spento. Spiegare con più semplicità che cosa vuol dire dire tutto lo scenario com'è e nello stesso tempo partire dall'essere donna. Due riflessioni e poi Maria e Teresa decideranno loro cosa approfondire. A me non convince la categoria del consumatore, non mi convince perché è una categoria interna a un modello. Sono completamente d'accordo quando Maria per descrivere i rapporti che ci sono anche fra i sessi all'interno della banca, ribadiva l'importanza del modello. Questo lo voglio dire con chiarezza, io non ho paura delle parole. Il modello capitalistico genera comportamenti, genera ruoli, genera poteri, genera valori, genera funzionamenti. Ah, facciamo la rivoluzione, non è quello, o è quello, ma insomma. Ma siccome io sono donna, per me la rivoluzione non è mai stata la presa del palazzo di Berlino e poi si aggiusterà tutto, prima perché non è quello il mondo. Ma perché dico, ragioniamo sull'importanza del modello? Proprio per dare valore intanto al fatto che le donne non si sottraggono, e questa è una forza e una differenza che io rivendico, all'indicare le possibili strade, come ci hanno detto Teresa e Mariella, che non ti regala nessuno, che sono faticose, che non sono soltanto di tutto il mondo, ma sono nel contempo sacche di benessere. Io non sono nel no profit, io sono un'esperta di formazione manageriale, io sono dentro e campo male perché provo a stare dentro criticando il luogo dove sto, e si campa male, ha ragione Maria, campi male perché io penso
che la critica al modello va fatta attraverso, scusate la tautologia, la critica al modello, non il ritagliarsi spazi con la pretesa che il modello non li contamini. Non è così. E questo è uno specifico della pratica dei saperi delle donne. E quindi la seconda riflessione è stare all'importanza della, quello che le donne chiamano il piano della verità. L'economia si è finanziarizzata, ma da quello che ci dicono Teresa e Mariella, adesso soprattutto al ruolo che ha Mariella, Mariella è sia imprenditrice sia appunto ha un ruolo in una struttura associativa di imprenditori. Lo scenario che loro ci descrivono è uno scenario di conflitto fra economia e finanza. Come mai questo conflitto non viene fuori? Perché in realtà l'economia si è finanziarizzata, perché tanto, come ci ha detto benissimo Teresa, tanto da là che fai soldi. Che te ne frega di stare impazzire e mettere in piedi un processo produttivo, magari anche rispettoso delle persone che vi lavorano, vedi un po' che approccio rivoluzionario come quello che ha descritto Mariella, quando basta prendere un programmino matematico e giochicchiare con un computer spostando capitali finanziari da un posto all'altro. L'importanza delle parole è perché, come dire, prende alla gola il senso di residuale di fronte a questo scenario la più grande battaglia che io ritengo di segnare fare, che io faccio per mantenere questi pezzi di vivibilità nel mondo del lavoro, che appunto è residuale. Il passaggio al sistema tutto contributivo è una follia. Scambiare la flessibilità con la precarietà è una follia. Eppure noi oggi, per confutare la pessima uscita di Monti sulla noiosità del posto fisso, non abbiamo detto la verità vera qual è. Il posto fisso tempo fa era sfruttato e alienato perché è sempre uguale. Oggi il posto fisso è più sfruttato e più allenato perché è sempre diverso. Quando mai è sempre uguale in questa rincorsa continua di mantenere questa sacca residuale del generale economia per resistere allo tsunami della finanza? E quindi questa è una questione che io pongo al mondo produttivo, a chi fa impresa, perché l'esempio di Mariella è un esempio, quel premio in cui diceva come sono fatti i bandi della PA, che non è che è diffuso, è la regola, è emblematico. La nostra domanda è perché è la regola. Io torno all'inizio, il modello genera questa pubblica amministrazione è dentro quel modello. Io lo dico con pesantezza voluta, noi dobbiamo sapere di che parliamo. Se siamo dentro quel modello, che per quanto riguarda l'Italia è sul piano del pubblico, il modello di Maastricht, la mia resistenza a dire pubblico al modello di Maastricht non è casuale, perché il modello di Maastricht ha copiato nel pubblico un modello che non nasceva nell'area statalista, nell'area pubblica.
deve la pubblica amministrazione stare a quei modelli di efficienza, andando completamente e quindi tagliare sul costo del lavoro, nei bagni da un lato con la precarietà della pubblica amministrazione dall'altro. E poi in Grecia si toglie direttamente il 30% di stipendio e oggi hanno raggiunto un accordo con governo e parti sociali ma verranno licenziati i partner pubblici. Di che parliamo? Di che parliamo? Questo è lo scenario. E quindi la mia domanda a Mariella soprattutto, ma anche a Teresa, parte intanto dal riconoscimento dello spessore delle loro figure e del loro ruolo e su come, detto da una così di sinistra come me, riportare al centro l'economia, con un'idea tutta di una donna di economia, no? L'economia è quando i conti ti quadrano con un figlio, ti quadrano, no? Contro, in conflitto con il processo di finanziarizzazione. Aggiungevi altre domande alle mie riflessioni. No, io voglio fare un altro esempio, scusate se parlo sempre della mia azienda, però quello è l'ultimo, è la mia esperienza. Un anno nel 2010 la mia azienda ha avuto effettivamente una contrazione di attività, lo tsunami, la crisi, il caos, eccetera eccetera. Come vi dicevo prima, noi lavoriamo per lo più con la pubblica amministrazione, di fatto c'è stata una contrazione significativa anche degli investimenti della pubblica amministrazione e ci siamo accorti che appunto i conti non tornavano, perché i conti devono tornare. E allora, tornando a quanto può essere l'incidenza forse di una donna all'interno dell'azienda, era un momento in cui tutte le aziende attivavano casse integrazioni, licenziamenti e così via. Io mi sono detta, ma noi chi mandiamo a casa? Cioè, le persone sono la nostra forza, le nostre risorse, il nostro vero motore sono le persone che lavorano in azienda. E mi sono imbarcata, e lo dico con termine ben preciso perché è stata una lotta poi attivare questa cosa, e vi assicuro che è stata una lotta in Confindustria, con i sindacati, con tutto. Noi non avevamo mai avuto un sindacato in azienda, cioè non l'abbiamo fondamentalmente, nonostante siamo appunto un'azienda di 50 persone, evidentemente nessuno ha mai sentito questa esigenza. Ovviamente non perché c'è un vincolo a non averlo. Ho deciso di intraprendere questo percorso e di avviare e attivare un contratto di solidarietà. Allora, siamo tutti nella stessa barca, abbiamo una contrazione, riduciamoci un po' per uno, tutti inclusi ovviamente, anche i dirigenti tutti, e resistiamo, diciamo, a questo periodo. Vi assicuro che è stata un'impresa avviarlo, però io adesso sono molto orgogliosa di averlo fatto, perché non abbiamo perso nessuno, l'impatto è stato tutto sommato piccolo, molto piccolo per tutti, ci siamo ridotti un po' tutti e siamo andati avanti. Ora, questa cosa che sembra banale, ma quando si dice anche uscire dagli schemi, in Grecia hanno deciso di licenziare 20.000 dipendenti pubblici, ma a nessuno è venuto in mente di poter applicare una cosa analoga, piuttosto che mettere per strada 20.000 persone, fare una piccola riduzione. Questo ovviamente implica anche
che le persone devono essere disponibili a rinunciare a qualcosa, tutti. E qui torna il discorso, diciamo, di Latouche della decrescita. Quanto poi siamo disponibili a circondarci un po' meno di oggetti e roba inutile, e quindi a perdere qualcosa, ma non lo so se poi è una perdita, diciamo, a rinunciare a qualcosa. Però questo potrebbe essere, voglio dire, è un modo, perché nessuno ci ha pensato, non lo so, a me mi sembrava una banalità. Buttare per strada 20.000 persone, a parte che ti ritorna come costo sociale, come problema, cioè comunque alla fine risparmi da una parte e ti costerà dall'altra. Allora, non lo so, perché sembrano cose così banali e alle singole persone o al singolo piccolo imprenditore può venire in mente che questa può essere una soluzione? È chiaro che non è una soluzione ottimale. Però in un momento di restrizione siamo riusciti a tenere tutti, a perderci qualcosina, un po' tutti, ma poco. Invece la prima soluzione è buttiamo per strada 20.000 persone. È incredibile. Allora, noi siamo nel sistema, è evidente che siamo al sistema, non siamo fuori dal sistema. Però quanto questi comportamenti, che io ritengo comunque un minimo virtuosi, possono invece, propagandosi, possono portare dei benefici. Però è chiaro che non può essere il singolo caso, non puoi essere fuori, devi starci dentro, non riesci a lavorare, a fare queste cose. Comunque, tornando alla situazione locale, e questo vale anche per le aziende, ora abbiamo parlato della Grecia, ma vale anche per le aziende. Quante aziende avrebbero potuto non mandare a casa X persone, ma tenerle tutte, riducendosi tutti? Questo implica che ognuno di noi debba essere disponibile a rinunciare a qualcosa. Forse ci siamo anche circondati finora di troppi oggetti. Mi aveva colpito una frase di Teresa, non di oggi, di un altro giorno, in cui raccontava di un suo viaggio in Uganda, vero? Diceva, quando sei lì ti rendi conto di quante cose inutili noi abbiamo, ci circondiamo di cose inutili, vero? Mi ha detto qualcosa. Come si può vivere anche senza, diciamo. Magari quello può essere un eccesso, forse ci vorrebbe una via di mezzo, però credo che ci sia anche questo, insomma, ma di nuovo sta anche a noi, è una nostra responsabilità di singole persone, credo. Ma in realtà sono venuti fuori tanti, tanti stimoli e tanti interrogativi. Il discorso del modello, non so se ci siamo tante volte confrontate anche, insomma, in maniera... Io sì, in maniera vivace, non c'è dubbio che il modello genera, non c'è dubbio che trasforma, non c'è dubbio che in qualche maniera da ruoli, non c'è dubbio. Io penso però una cosa, penso che per cambiare il modello ci devi stare dentro. Cioè, penso che è provando a dire qualche cosa da di dentro, che quel modello, io non dico che si può cambiare, perché sono d'accordo sulla forza, però stando dentro quel modello ne puoi sicuramente disvelare i limiti, ne puoi sicuramente, puoi correggere, puoi in qualche maniera anche riprenderti un ruolo che necessariamente, cioè un ruolo di protagonismo che quel tipo di modello esattamente esclude. Allora, è un dato di fatto che siamo consumatori, ai noi, è un dato di fatto. Qual è la differenza? Che quel modello e quel tipo di sistema di mercato ci vuole consumatori acritici. Meno sappiamo, meglio è. SBEC è straordinario anche da quel punto di vista, fa della trasparenza diciamo, l'elemento di forza, e in maniera trasparente dice: io commercio in armamenti.
avanti. L'assenza di trasparenza è l'elemento fondamentale che mantiene la capacità di quel sistema di trattarci come consumatori stupidi. Allora, io non lo so se sono abbastanza di sinistra se dico questa cosa, non mi scandalizzo del fatto che a fronte di un'economia di mercato ci sia la ridistribuzione del profitto di alcuni. Mi scandalizzo del fatto che non ci siano regole rispetto a questo. Mi scandalizzo del fatto che la politica si è sottratta al ruolo di definire quelle regole. Mi scandalizzo del fatto che io non mi faccio la domanda del tipo: ma perché c'è una banca che mi dà il 4% di interesse quando il tasso di Euribor è dell'1%? Signori, quel 3% da qualche parte qualcuno lo sta rubando. Cioè quel 3% che qualcuno ci dice che possiamo avere lo sta sottraendo a qualcun altro. Io mi scandalizzo di questo e allora voglio fare il consumatore consapevole, perché io sono un consumatore. Allora voglio riprendermi la capacità di dire non con i miei soldi, la capacità di dire io scelgo che cosa fare con i miei soldi. Capisco le eccezioni che faceva Maria rispetto al fatto che poi questo tipo di scelte non sono scelte che possono fare tutti. Dico anche che nella mia pratica quotidiana non sempre questa cosa l'ho riscontrata, proprio per il ragionamento che faceva Mariella. In realtà viviamo anche di tante cose che non sono indispensabili. Nel momento in cui ci diamo delle priorità, probabilmente scegliamo di fare un viaggio di meno, ma di farne uno di turismo responsabile. Scegliamo di non variare la nostra alimentazione piuttosto che comprare biologico. Lo so, è complicato, è difficile, è faticoso, però io non credo che ci sia un ambito di esercizio di protagonismo o comunque di scelta che non comporti una fatica. Quindi io penso che stare dentro questo modello e sottolinearne le incoerenze ci mette nelle condizioni forse di provare a spostarlo, e i fatti parlano. Cioè quel mercato alternativo, la finanza alternativa non è che non muove miliardi di dollari, li muove. Non è che quel tipo di impresa è un'impresa che non funziona, quel tipo di impresa funziona e funziona bene. C'è un altro esperimento di Westbank che mi ha molto colpito, insomma, in incontri come questi, non so se qualcuno di voi si ricorda, a un certo punto è nata soprattutto sulla rete una campagna di boicottaggio della Shell, perché diciamo poneva in essere dei comportamenti in Nigeria di sfruttamento delle falde petrolifere, di sfruttamento del lavoro, macroscopicamente a danno della popolazione nigeriana, dell'ambiente e della popolazione nigeriana. Ora, a fronte di quell'attività di boicottaggio, dopo un momento in cui c'è stato grande attività sui siti web, non si è sentito più nulla. La considerazione fatta dalla stragrande maggioranza è fallito. In realtà non si è saputo più nulla, perché era andato talmente tanto bene che la Shell e tutti gli altri insieme hanno deciso di fare cadere il silenzio più totale su questa cosa, perché era l'esempio macroscopico che i consumatori, le imprese unite, organizzate, lo cambiano il mercato. Allora la risposta, secondo me, è quello che ci siamo detti dall'inizio anche, in una
un mercato globalizzato non possiamo prendere, non possiamo dare delle risposte che non siano globalizzate. In un sistema in cui la contaminazione è alla base del nostro stare, noi non possiamo prendere delle soluzioni che non prevedano anche il coinvolgimento allargato. Allora, il problema della Grecia, prima faceva riferimento a Maria, in realtà l'hanno tagliato tutto quello che potevano tagliare. Qual è la questione? Forse se c'è Dendris dopo, non lo so, vabbè, vediamo. Allora, il problema reale è che sono stati spesi bilioni di dollari per salvare le banche, ne bastavano molto di meno per salvare la Grecia, ma molti di meno per salvare la Grecia. Bastava che intervenisse la BCE per salvare la Grecia. Rispetto, noi abbiamo nel nostro trattato il divieto, contrariamente a quanto succede in America, il divieto dell'intervento della Banca Europea per quegli aiuti di Stato. Qual è la questione di oggi? La questione di oggi è che noi, completamente rinnegando il nostro modello di mercato, che è nato come un mercato sociale, dico in Europa, stiamo andando verso una strada della più assoluta liberalizzazione, quindi stiamo facendo delle scelte che di fatto non prevedono più le regole se non quelle che il mercato produce. Peccato che noi continuiamo ancora ad essere governati con le regole nostre, e negli Stati Uniti, dove invece la liberalizzazione è totale, queste regole non valgono. Allora, io non dico che noi dobbiamo fare come gli Stati Uniti, io dico che noi dobbiamo pretendere che quel sistema di regole che vale per noi valga anche per quelli che noi per esempio chiamiamo i paesi impoveriti. Perché quando io sono stata in Uganda, è vero che loro vivono nelle capanne e vivono con niente, ma in Uganda attualmente c'è un sistema di copertura della rete telefonica totale. Nei villaggi non c'hanno l'acqua, ma c'hanno i cellulari. Perché? Perché l'operazione è fare crescere milioni di nuovi consumatori. Allora, fino a quando noi accetteremo che, siccome ci conviene, possiamo andare a esternalizzare là, disinteressandoci del fatto che poi lì non c'è l'acqua, che si sta tagliando la savana, e che non esiste la tutela dei lavoratori, che non esiste la tutela del lavoro minorile e via discorrendo, secondo me questo mondo non lo cambiamo, cioè secondo me questo mondo, perché è veramente difficile che riusciamo a fare la rivoluzione. Ora, forse mi sono arresa a questa idea, però io me la vedo complicata se non ci riprendiamo un ruolo attivo nel dire da che parte stiamo. Allora, io personalmente, la prossima volta, a uno che mi propone una soluzione liberista, non lo voto. Sono agghiacciata dall'idea che anche partiti che si ispirano alle ideologie di sinistra hanno preso come ineluttabile la soluzione che non c'è alternativa al mercato che si autoregolamenta. Sono esterrefatta da pensare che il tema della riforma dell'articolo 18 è appunto spostato sulla posto fisso no, posto fisso sì, quando uno, il posto fisso adesso il 55% dei lavoratori non ce l'ha, quindi di che cosa stiamo parlando? Due, io personalmente posso anche rinunciare al posto fisso se qualcuno mi garantisce uno stipendio fisso. Cioè, rispostiamo la questione, qual è la questione? Che cosa significa lavorare per una persona? Significa avere la possibilità di pensare a sé in una visione prospettica e progettuale, significa dire posso vivere bene, posso pensare a farmi una famiglia, posso pensare a comprarmi una casa, posso pensare ad una vecchiaia serena, questo significa lavorare. Allora, nel momento in cui noi cambiamo il valore della stabilità e quindi della progettualità con quello della precarietà, di che cosa stiamo parlando? Mi sta bene non avere il posto fisso, ma io voglio un sistema nel quale io trovo lavoro dopo che l'ho perso il giorno dopo, e soprattutto un sistema che valorizza il mio saper fare e il mio saper essere. Poi posso pure rinunciare al posto fisso,
ma voglio avere una stabilità nella mia prospettiva di vita. Voglio essere messa nelle condizioni che i miei desideri non diventano sogni, diventano desideri che posso realizzare. Voglio essere messa nella condizione di avere una progettualità, ed è chiaro, non lo sto a dire, è chiarissimo a tutti come poi i soggetti deboli pagano il conto di questa crisi. E naturalmente le donne, come un soggetto debole di questo sistema economico, sono quelli che più lo pagheranno, perché la ritorsione in termini di qualità della vita andrà alla lunga a colpire quelli che all'interno della società ricoprono i famosi ruoli di cura, i famosi ruoli di accudimento e via discorrendo. Non so, grazie. Poi sul no profit volevo dire una cosa a Maria, ma se n'è andata. Cioè, anche il no profit è cambiato, cioè in questo momento, quando è cambiato il sistema, il no profit adesso è una stampella di questo sistema, purtroppo. Cioè, la caratteristica dell'attività di impresa no profit che metteva al centro il valore della persona, pian piano è andata man mano a scemando, perché abbiamo colmato con il lavoro del no profit tutte le mancanze del sistema di welfare. Questa è la questione fondamentale. Quindi, ed è per questo che, per esempio, io personalmente non guardo più con occhi incantati a quel sistema, guardo con occhi più incantati l'idea di un'impresa che sia un'impresa che si fa responsabile, perché acquisisce quel tipo di consapevolezza a cui dicevo prima, perché c'è un conflitto fra l'economia e l'impresa per questo motivo, perché in realtà la finanziarizzazione del sistema economico ha fatto sì che le imprese non hanno più in nessuna maniera la possibilità di accedere, per esempio, a un sistema creditizio che serva veramente per fare crescere l'impresa. Quindi i soldi non finiscono per finanziare l'economia reale, quindi non finiscono per finanziare lo sviluppo e gli investimenti, ma sono ad appannaggio di altri, per altri obiettivi. Quindi è chiaro che non si tratta più neanche della lotta di classe fra l'imprenditore e il lavoratore. Qua stiamo parlando della lotta fra quelli che hanno accesso alle risorse e quelli che non hanno accesso alle risorse. Io non dimentico il fatto che in questo periodo ci sono imprenditori che si sono dati fuoco piuttosto che licenziare i propri dipendenti. Cioè, nel Nord-Est ne sono successi 3 di seguito. Per me questo è un valore, seppure nella tragedia più totale, e per me comunque vale a dire che forse alcune categorie le dobbiamo ripensare, e che forse quell'alleanza di cui abbiamo parlato prima, questa capacità di metterci insieme, deve travalicare il sistema delle categorie definite e passare tra l'alleanza fra i lavoratori e gli imprenditori. Lo so, teoricamente c'è qualcuno che crede che questa cosa sia impossibile. Io penso che in questo momento noi non possiamo fare a meno di lavorare per questa politica di alleanze, così come non possiamo fare a meno di includere in questo manifesto, diciamo, ampio di raccolta, quelli che sono i consumatori ultimi, come diceva quello, proprio perché siamo anelli dello stesso sistema. Fate conto di una cosa: che cosa mai noi potremmo essere, il nostro prodotto, il prodotto dell'economia occidentale, potrà mai in questo momento essere competitivo rispetto a un prodotto di un'economia in fase di crescita dei paesi ex impoveriti? Quando noi potremo competere sui costi dell'India, del Brasile, dell'Africa, in questo momento, in questa situazione, mai? Che cosa differenzia il nostro prodotto da quell'altro? Differenzia il valore intangibile che il nostro prodotto, cioè, può avere, ossia che dietro quel prodotto non c'è lo sfruttamento del lavoro, che dietro quel prodotto non c'è lo sfruttamento dell'ambiente, che dietro quel prodotto ci sono le basi
battaglie per la conquista dei diritti che noi abbiamo fatto, che dietro quel prodotto c'è il rispetto della legalità. Noi dobbiamo vendere e comprare quei prodotti esattamente per questo motivo. Quello è l'unico vantaggio competitivo che potremmo avere sul mercato. Così come, voglio dire, è chiaro e evidente che la nostra economia, che ormai è un'economia, diciamo, sicuramente in decrescita, diciamo, non è la decrescita naturale, potrà in qualche maniera salvaguardarsi soltanto se sapremo valorizzare quello che è di intangibile, cioè non, è su questo dobbiamo lavorare. Perché c'entrano sia con Teresa una discussione vivacissima, ma proprio perché sono attentissima alle cose che lei dice. Il primo è questo sulle lavoratrici OSA che hanno, insieme alla protesta col teatro di strada, hanno condotto una battaglia di boicottaggio che sembra stia vincendo, e l'altro è una sorpresa. Rimaniamo tutte e due. Non abbiamo moltissimo tempo, però sì, abbiamo finito con il video. Capiamo se ci sono altri. Chi altro vuole intervenire? Intervenire, porre domande, è il tema difficile, le donne intimidiscono. Marida? Forse c'era lui che dall'inizio voleva intervenire. No, è un tema abbastanza difficile, però rifacendo una curiosità più che altro, rifacendo un altro filmato, come un consumatore un investitore potrebbe far cambiare idea a una banca negli investimenti, visto che ci potrebbe essere il sospetto che questi investimenti vadano a finanziare lo sfruttamento del lavoro minorile, peggio ancora il discorso di armamento. E contemporaneamente, non volendo più dare credito alle banche, un investitore con i piccoli risparmi in alternativa come potrebbe investirli? Questo vi chiedo, voi siete imprenditori. Rispondo io, va, che No, ma racconta anche come investite voi i soldi. Puoi venire di là al microfono, perché è dietro un po' rimbomba questa sala. Sì, grazie. No, perché veramente non lo so, non lo sanno, sì, forse. Sì, facendo un filmato, che è stato proiettato, che un investitore, un consumatore finale, come potrebbe convincere la banca o le banche a cambiare forme di investimento, visto che c'è il forte sospetto che quei soldi possono poi andare a finanziare o lo sfruttamento del lavoro minorile o peggio ancora il discorso degli armamenti? E contemporaneamente, su un altro binario, come si potrebbero, non dando più credito alle banche, investire i propri risparmi ad investimenti alternativi? Sì, allora. Questa è la mia domanda. Secondo me la prima risposta è farsi la domanda, cioè acquisire la consapevolezza del fatto che ci sono gli strumenti per poter leggere e conoscere e quindi sapere effettivamente che cosa fanno le banche dei nostri soldi. Quella, diciamo, la provocazione di S-Bank era una provocazione, ma in realtà non era altro che palesare con concretezza quello che effettivamente la stragrande maggioranza delle banche fanno. La prima cosa che si può fare è togliere i soldi dalle banche che adottano quel tipo di comportamenti e investirli, metterli nelle banche che non adottano quel tipo di comportamenti.
Ora, a me viene facile fare lo spot a Banca Etica lavorando per Banca Etica, e quindi da questo punto di vista mi sento anche, diciamo, in conflitto non tanto di interessi quanto, diciamo, può fare smaccatamente la pubblicità rispetto a questo, nel senso che Banca Etica è una banca di quelle che ha fatto una scelta completamente alternativa. Banca Etica utilizza il denaro dei propri risparmiatori esclusivamente per finanziare imprese no profit e imprese responsabili. Quindi chi mette i soldi in Banca Etica sa che con il proprio denaro la banca finanzierà la cooperativa sociale, l'imprenditore agricolo, biologico, l'impresa che fa fotovoltaico, che fa turismo e cose di questo genere. Ma non c'è solo Banca Etica, ci sono banche che pur operando nel settore, nei settori tradizionali, perché non c'è nulla di male a fare un'impresa che sia profit, con quei criteri che dicevamo prima, hanno deciso di stare fuori da determinati settori. Proprio grazie, per questo io credo fortissimamente al ruolo dei boicottaggi, al ruolo dei consumatori organizzati, al ruolo della società organizzata. Grazie ad una campagna che si chiamava e si chiama Banche Armate, ci sono grandi gruppi bancari, anche italiani, che hanno scelto di disinvestire, per esempio, nel commercio di armamenti. Perché? Perché contemporaneamente centinaia di migliaia di clienti hanno spostato i loro soldi, molto semplicemente. Io dico sempre, immaginate che cosa potrebbe succedere se le milioni di persone che sono andate in piazza contro la guerra in Iraq, che casomai mettono sui balconi delle loro finestre, sulle bandiere della pace e gli emergency, spostassero i loro soldi, non in Banca Etica, presso un'altra banca che non commercia in armamenti, ma secondo voi qualcosa non cambierebbe? Stiamo parlando di milioni di persone. Di milioni di persone che inconsapevolmente, ma in maniera complice inconsapevolmente, finanziano con i loro soldi cose che direttamente non farebbero mai. Quindi acquisire la consapevolezza che è urgente informarsi. E adesso ci sono gli strumenti per farlo, ce ne sono tanti. Poi potremmo aprire, e sarebbe un altro incontro da fare, secondo me, è il ruolo che ha l'informazione in tutto questo. Perché ai noi, in questo momento, l'informazione gioca esattamente con quelli che non vogliono che determinate cose si sappiano. È così. Allora, anche là, riprendere, capire qual è il ruolo che può avere la comunicazione, che beautiful information is beautiful, infatti è una testata alternativa. Allora, stavo dicendo che è chiaro che, lo dicevo prima, la prima funzione della banca ha una funzione sociale, che è quella di distribuzione della ricchezza. Quindi non investire soldi in banca significa in qualche maniera sottrarre una possibilità di crescita alla comunità, questo stante in un perimetro in cui c'è correttezza evidentemente di gestione del denaro. Una cosa che si può fare, ci sono tante sperimentazioni, sono quelle del finanziamento diretti dei progetti dal basso, cioè individuare un ambito di intervento che per nostra motivazione, per nostra passione ci interessa, è finanziare direttamente quel tipo di impresa, quel tipo di iniziativa. Adesso ci sono centinaia, per esempio, di iniziative culturali autoprodotte. Uno va su internet, versa una quota insieme a tanti altri e ritorna il discorso che facevamo prima della politica dell'alleanza e del consumo critico, finanzia immediatamente, quindi destina il proprio denaro immediatamente alla realizzazione di un prodotto e di un'attività specifica. Una delle cose che, per esempio, gli istituti di finanza etica e di finanza alternativa fanno è dare la possibilità ai risparmiatori di scegliere il settore entro il quale
la banca potrà investire il proprio denaro, quindi attraverso una serie di prodotti che sono appunto prodotti, vengono chiamati prodotti dedicati. In quella maniera anche simbolicamente si recupera la percezione della la contezza rispetto al valore e all'utilizzo del denaro, perché io so che i miei soldi saranno utilizzati per qualcosa che vedo e che vedo realizzata. Uno dei problemi della finanziarizzazione dell'economia è proprio questa, il fatto che nel momento in cui il mercato della moneta diventa globale si sperde, il denaro si disperde, quindi gli effetti moltiplicatori benefici della ricchezza che si riproduce non si vede. È lo stesso problema delle monete virtuali, nel bene e nel male. Io penso che la risposta sia sempre nell'acquisire maggiore consapevolezza rispetto al gesto di consumo. Poi chiaramente ci sono proposte, ci sono risposte diverse anche. Altre domande? La domanda, buonasera a tutti. Buonasera. Penso di parlare qua. Una riflessione sull'ultima frase, una delle frasi sulle lavoratrici della OMS, quando diceva che adesso si è trasferito, non ricordo la nazione, in Serbia costa un terzo del lavoro che costa in Italia. Come ci difendiamo? E quello è più che un inizio. Cioè, come ci difendiamo da questi costi del lavoro? Perché non è l'unica fabbrica. Noi vediamo, siamo pieni di negozi, stanno chiudendo. Se vi fate una passeggiata in giro, e penso che lo sapete, i negozi nostri chiudono, il giorno dopo, dopo un mese, c'è un negozio cinese. Siamo pieni. Però questi giorni va anche per il giro in tutta Italia la finanza. Quei negozi cinesi difficilmente emettono uno scontrino. Tutti quegli articoli come li producono? Perché non andiamo ad analizzare quei prodotti cinesi? Basta poco analizzare i negozi. Come fanno a pagare un fitto in centro qua, via Sparano, via Cifio, o dove sono? Questo mi chiedo, cioè, come possiamo difenderci dal costo del lavoro che noi abbiamo come cittadini italiani, a differenza degli altri? Quindi il fattore europeo, le norme sono altri, e anche le norme devono essere anche usate a quei lavoratori che magari in Italia ha quel costo di lavoro, all'estero. Io mi sento di dare una risposta semplice, pur sapendo che la questione ovviamente è molto complessa, però per certi versi mi sembra banale la risposta, nel senso che io credo che quello che è successo in questi anni abbiamo assistito ad un processo di globalizzazione della finanza, ma contemporaneamente non è accaduto lo stesso sul fronte dei diritti e del lavoro, e quindi naturalmente noi oggi siamo in una situazione per cui tutti quanti noi siamo molto più deboli, anzi siamo estremamente deboli, perché in realtà dentro questo pezzo del mondo, cioè dentro il mondo del lavoro, non è riuscito a capire che doveva andare verso forme di organizzazione e anche dentro la costruzione di un pensiero e quindi di una strategia che non si limitasse soltanto al paese singolo, noi non siamo stati capaci neanche in Europa di costruire da un punto di vista sindacale
una, diciamo, un'azione concordata e non siamo stati capaci neanche qui, cioè nel cuore di quella che definiamo la civiltà e nel cuore anche della, come dire, dell'Occidente, dentro anche una sperimentazione, no? che presa dal versante diciamo, dei sindacali, presa dal versante dei lavoratori, eccetera, poteva essere estremamente interessante da sperimentare, cioè quello che non è riuscita a fare l'Europa politica, noi ce lo dobbiamo dire, che non è riuscita a farla neanche, come dire, quest'altra parte dell'Europa, non ci ha provato assolutamente. E io credo che questo è, diciamo, il limite è il problema che noi oggi con cui facciamo i conti, e credo che questa è la ragione per cui è oggettivamente difficile dare una risposta a questa crisi, perché appunto di fronte ad un mostro, diciamo, comunque ad un mostro di questo genere, noi abbiamo risposto con la parcellizzazione. Noi così abbiamo risposto, non, come dire, non siamo stati in grado di costruire una risposta politico-sindacale. Io lo dico ovviamente pensando soprattutto alla sinistra, non siamo stati in grado di costruire una risposta all'altezza dello scontro che nel frattempo c'era nel mondo. Io cioè, per questo dico, capisco che può essere, non è una risposta consolatoria, è un, come dire, penso che però sia una risposta di verità, che non possiamo non raccontarci, e sicuramente a partire dalla quale, o comunque, non possiamo più consentirci di non tenerla presente. Oggi io non lo so se c'è ancora la possibilità di ripartire, però non possiamo non provarci, ovviamente, non possiamo non provarci. Per farlo però, sì, anche qui abbiamo bisogno di una grandissima spinta dal basso, perché questo sistema e anche questo, il pensiero unico ha veramente pervaso completamente le nostre menti, e quindi è vero quello che diceva Teresa prima quando, parlando, no, quando diceva noi dobbiamo scegliere di non votare anche chi, stando teoricamente dall'altra parte, in realtà ha completamente assunto questo sistema. Io torno a dire che è molto importante che ci sia questo protagonismo, e che questo ci sia in tutti gli ambiti in cui noi ci siamo. Penso molto al sindacato, guardate, lo penso per esempio perché in questi giorni siamo dentro, lo dico per quello che è il mio settore, no, siamo dentro la discussione sul rinnovo contrattuale, banalmente. Cioè, il sindacato ha firmato un accordo, quindi, impresentabile, letteralmente. Cioè, e lo ha fatto dentro uno spicchio dell'economia, no? Che non è dentro voi, nel cuore del sistema che ha generato la crisi, il sistema bancario. Il sindacato firma un accordo che è una debacle completa. Allora, voglio dire, che si fa? Si fa che appunto ci si organizza e si prova a ribaltare questa cosa, quello che, possiamo fare, cioè riprenderci e riconquistarci un protagonismo e provare a bocciarlo l'accordo, e provare a capire se in questa maniera si riesce a costruire invece un'altra ipotesi, e soprattutto
soprattutto a far capire, perché io questo penso, ho come la sensazione che, come dire, ci sia uno scatto tra quelli che sono i sentimenti e le condizioni delle persone in carne ed ossa, e poi come dire, quella che è la percezione e la traduzione che è un apparato, non solo quello sindaco, un apparato che sia, diciamo, che riguarda, come dire, vari ambiti, diciamo, fa e diciamo, come questo apparato percepisce e quindi traduce queste, diciamo, questo dolore sociale e anche questa diciamo, questa condizione di malessere. Credo non abbiamo un'altra strada se non quella di riprendere la parola e ritornare in campo. Non ne so vedere un'altra. Soprattutto perché la cosa è peggiore, perché gli scontrini li fanno i cinesi, invece. Per esempio. No, è vero, cioè, voglio dire. Sono ben attenti. Li fanno e come? E soprattutto il filmato non dice una cosa che è ancora più grave. Non solo il costo del lavoro in Serbia costa un terzo di meno, ma la Serbia, per attrarre i finanziamenti, i capitali di quei tipi di finanziatori, fa degli aiuti di Stato che sono 10 volte maggiori quelli che fanno, quelli che sono, dalle regole del mercato unico europeo concesse. Quindi, che cosa dobbiamo fare? Molto semplicemente dobbiamo dire alla Serbia che se vuoi entrare nel mercato unico europeo devi rispettare le stesse regole che rispettano gli Stati europei. È solo la politica che ci fa recuperare quegli spazi. È solo quando i cinesi, per lavorare, guadagneranno quanto guadagniamo noi e avranno i nostri stessi diritti, che in qualche maniera le cose potranno essere più o meno riequilibrati. È solo quando noi capiremo che, se possiamo, dai cinesi non dobbiamo comprare, che dietro quell'etichetta c'è lo sfruttamento dei bambini, che dietro quell'etichetta ci sono le fabbriche chimiche che producono morte, che inquinano, che dietro quell'etichetta c'è una cultura del lavoro che noi ci siamo conquistati con le lotte. Soltanto così riusciremo in qualche maniera a cambiare questa cosa, altrimenti noi non possiamo più tornare indietro. E devo dire che in Cina questa cosa sta piano piano venendo fuori, perché adesso il peggiore dei mercati non è più neanche quello cinese, stanno crescendo altri mercati in cui i lavoratori sono ancora più sfruttati, che producono a prezzi ancora più bassi. Però noi non lo diciamo che quelli che godono degli introiti da quel tipo di finanza non sono i paesi impoveriti, ma siamo noi. Cioè, i grandi detentori dei capitali rimangono ancora quelli che spostano dall'Occidente i denari in quel mercato virtuale di cui parlavamo all'inizio. E noi non siamo completamente, diciamo, immuni dalla complicità con quel tipo di sistema. Noi abbiamo strasfruttato le materie prime per anni e anni e anni. Quindi adesso di che cosa parliamo? Cioè, una frase almeno, due parole. Sì, sì. Scusami, no. Un attimo, sì, sopra. Sì, io poi dopo Maria dirò due cose, due informazioni in chiusura, per leggere due righe dal libro di Chiara e Grau. Però una battuta la voglio fare a Teresa, perché noi abbiamo sempre. Ti risponderei il mercato bellezza, no? Ma nel senso che io su un punto ho un problema. Io penso che la politica non ha abdicato. La politica negli ultimi decenni ha assunto il paradigma del mercato, è tornata al paradigma della self-help, e io continuo a pensare che il mercato, il libero mercato, continua ad essere la libera volta del libero
l'avevo proprio qua. Vabbè, diciamo, non ribatto a questo. No, era un gioco fra mettere. Passare ore. Vabbè, naturalmente, giusto per rispondere un attimo al Signore, non possiamo competere sul costo del lavoro, ma questo è chiaro. Non ci illudiamo neanche di poter andare a dire in determinati paesi che il costo del lavoro deve cambiare, e, diciamo, mi sembra un po' utopistico. Però ecco, quello, ricollegandomi a quanto veniva detto prima, non ce ne dobbiamo ricordare solo quando tocca il nostro lavoro, ce ne dobbiamo ricordare ogni giorno quando compriamo oggetti, quando facciamo delle scelte. La situazione dell'OMS, giusto per citare una cosa che abbiamo visto prima, non può essere una cosa di cui ci accorgiamo solo quando tocca a noi, quando tocca direttamente il nostro lavoro. Dovremmo consapevolmente valutare, non è facile, è chiaro, perché significa essere informati, valutare su ogni scelta che noi facciamo come consumatori, utilizzatori e così via. Per rifarmi un'ultima battuta a una cosa che dicevamo prima, io invece credo che sia il momento in cui un'alleanza fra imprenditori e lavoratori sia ineludibile, anche perché io ritengo ci siano essenzialmente due tipi di imprese. C'è l'impresa dei manager, dei consigli di amministrazione, degli investitori che guardano, come dire, i numeri alla fine, e l'unica, diciamo, l'unico interesse su il valore che produce il soldo che ho investito. E ci sono migliaia e migliaia di imprenditori, di piccoli imprenditori, di quasi tutte le nostre piccole imprese, che invece sono imprenditori che tutti i giorni stanno lì, lavorano fianco a fianco con i lavoratori, sfidano e si confrontano e rischiano di loro. Noi abbiamo un enorme tessuto, questi sono gli imprenditori che si danno fuoco, si suicidano, giusto per citare, cioè imprenditori che piuttosto che rinunciare ai propri dipendenti, piuttosto che non essere in grado di pagare debiti, eccetera, appunto arrivano a gesti estremi. E, però, qual è il modello vincente dei due? Di nuovo lo decidiamo noi, con le nostre scelte, poi su chi, da chi ci forniamo per avere dei servizi, da chi ci forniamo per comprare dei prodotti. È lì che scegliamo, è lì che diventiamo noi responsabili di qual è il modello vincente. Credo che sia questo. Allora, se devo leggere il nostro non verbale, il livello di attenzione, mi piace interpretare, diciamo, più silenzi che interlocuzioni con l'attenzione al tema, con l'attenzione al tema e a tutto quello che è il percorso di infanzia. Proprio per questo io penso che chiudere la nostra discussione oggi una donna autorevole come Chiara Ingrao. Prima voglio ancora ringraziarvi, quindi voglio ringraziare tantissimo Marita, che accompagna, e Maria Teresa per essersi messa in gioco e per lo spessore delle loro vite e delle loro persone. E poi ci rivediamo giovedì 16 febbraio con tutte e tutti voi, sono certissima, con le tante anni, tanti anni che sono stati in questo bel percorso di infanzia, intanto con una festa, parto dalla fine alla fine. Al Tavli, Barivecchia, Strada Corretta, Piazza Furia, il Centro di Documentazione e Cultura delle Donne di Bari festeggia 25 anni. E quindi vuole fare la festa di tesseramento con tutti. Ci sarà un concerto dal vivo di Rosa Paella,
in cantante, e sarà il momento in cui noi vogliamo a questa tradizione delle donne celebrare la vita con gioia, con allegria, con felicità. Ma prima ancora un momento di riflessione, alle 16, non qui, ma all'Aula Magna, altro posto, all'Ateneo, chiude la riflessione di Ipazia, scienza e letteratura. Ancora due grandi eventi, così dico io, e Chiara Ingrao, la prima giornalista e produttrice, la seconda scrittrice e saggista, che dialogheranno con Annalisa Milizio e Francesca Romana, la mitica Francesca Romana, letta Luciani. Allora, stringeva forte le labbra, seria seria, era la sua prima vera occasione col colloquio di lavoro in una grande azienda, con in tasca il diploma di stenodattilo, fresca fresca di scuola serale. Devo esercitarmi ancora, Francesca. E ricominciamo subito la corsa dell'abito sul blocco, delle dita diafane sulla tastiera immaginaria, disegnata sulla formica grigia del tavolo della cucina, tra le macchie di sugo. Come potevano essere mani da operaia quelle? Invece era proprio di mani così che avevano bisogno, non le mani larghe, faticate e pesanti degli operai che conoscevamo noi, di quelli a cui pensava Maria quando si guardava le dita. Non le dita grevi e le unghie gialle squadrate, bordate di nero come al lutto, dei meccanici e dei muratori, degli scopini, degli stagnali, dei sercialoni. Ma che se ne facevano delle dita cozze dei sercialoni in una fabbrica di televisori? Dita di dama, affusolate e veloci, e occhi buoni della ragazzina, questo ci voleva, per distinguere i colori delle resistenze e infilare i fili colorati nel buco giusto, nei circuiti stampati. Erano tutte ragazzine nella fila insieme a Maria ad aspettare il loro primo colloquio di lavoro. Era il 1969, all'inizio di settembre. Grazie a tutte voi.